La sfida della sostenibilità ambientale si giocherà nei prossimi anni principalmente nelle città, dove già oggi vive più del 50% della popolazione mondiale. Le forniture a queste città continueranno ad arrivare però dalle campagne, dai mari, dalle foreste. Quali pensa che siano i modi per conciliare la sicurezza alimentare, la produzione industriale con la sostenibilità ambientale? La sicurezza alimentare dell'Europa dovrebbe da un lato valorizzare le colture tipiche, la filiera corta e la qualità, e dall'altro lato però dovrebbe anche facilitare l'accesso al nostro mercato di prodotti che vengono da paesi terzi, in particolare dall'Africa, e che corrispondono però a qualità secondo gli standard europei. I sistemi urbani possono essere alimentati con una rete di sistemi di micro cogenerazione distribuita che hanno un'efficienza vicina al 100%. Questo vuol dire che in comparazione con le grandi centrali elettriche c'è un recupero di efficienza di quasi il 60%. La generazione distribuita di elettricità, di calore e freddo è il sistema ideale per creare una rete intelligente di distribuzione dell'elettricità, per esempio in un ambiente urbano, la cosiddetta smart grid, che a sua volta è l'infrastruttura per le smart cities, per le città intelligenti. Per cui una città intelligente è una città sostanzialmente modellata su un sistema energetico diverso da quello attuale, che invece è rappresentato da grandi centrali termoelettriche alimentate da gas naturale oppure da carbone e lunghe reti di trasferimento dell'elettricità con dispersione dell'elettricità stessa. La proposta di riforma della PAC avanzata dalla Commissione europea introduce diversi elementi di sostenibilità ambientale, ma è stata criticata principalmente dalle associazioni di categoria degli agricoltori ed è stata recentemente bocciata dalla Corte dei Conti dell'Unione Europea come troppo complicata. I decreti attuativi sulle energie rinnovabili varati dal governo sono stati invece criticati dagli operatori del settore come troppo complessi anche dal punto di vista burocratico. Pensa che ci sia una difficoltà intrinseca nel normare questi settori o siamo di fronte alla solita resistenza? È vero, abbiamo un sistema di regole e di procedure che non è affatto semplice. In verità questo è il risultato di una tradizione di inefficienza e di poteri e contropoteri. Io mi auguro di riuscire a contribuire a semplificare molto queste procedure per fare in modo che una volta chiarito qual è l'obiettivo poi ci siano gli strumenti per raggiungerlo in tempi brevi. Questi interventi possono avere un effetto simile a quelli della riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore industriale o del trasporto. E questo vuol dire che ci sono delle pratiche da seguire nelle attività agricole, nelle attività forestali che devono seguire degli standard ai cui devono corrispondere degli obiettivi. Mi rendo conto che questa è l'introduzione di novità importanti nella filiera delle produzioni agricole. Se sostanzialmente i suoli agricoli, invece di essere usati per le produzioni agricole, vengono usati per produrre elettricità con i pannelli fotovoltaici, oppure le coltivazioni primarie dell'agricoltura vengono spostate dal settore alimentare al settore energetico, si crea un problema. Dobbiamo evitarlo. Dobbiamo fare in modo che la generazione di elettricità nel settore dell'agricoltura e della zootecnia rappresenti la valorizzazione della fine del ciclo
e perciò dobbiamo puntare alla valorizzazione dei residui agricoli.